Ogni volta che un nuovo processore o una nuova generazione di AMD arriva sul mercato, c'è praticamente un hype stranissimo su internet per il quale AMD ha sfondato tutto, AMD ha fatto tutti i disastri, tutte le cose meravigliose, AMD è la migliore del mondo, Intel ed Nvidia sono cattive. Questa generazione di Ryzen è alquanto particolare. Zen 3 si presenta infatti sul mercato con un sovrapprezzo piuttosto imponente. Infatti, rispetto agli MSRP degli anni precedenti, praticamente tutta la linea si porta avanti di un 20 o 10% in base al modello, e questo ha fatto storcere il naso a molti, perché per esempio nel caso del nostro 5600X abbiamo un incremento di circa il 20% rispetto al 3600X. E la cosa porta il processore a costare ben 300 euro, ovviamente più tutte le parti di retail, tasse, importazione, bla 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 per l'Italia. Ancora non sono disponibili, quindi non sappiamo verso che prezzo si stabilizzeranno, se scenderanno sotto i 300, quanti ce ne saranno, quando saranno, insomma. Su questo non metto voce perché nel momento in cui sto registrando questo video non ho ancora nessun dato. Il 5600X si presenta come un processore molto interessante che va a dare una rinfrescata notevole alla fascia dei Ryzen 5 e oltretutto è un processore molto particolare perché non ci si aspettava che ci sarebbe stato un salto così ampio tra il Ryzen 5 della generazione precedente e il Ryzen 5 di questa generazione. La maggior parte delle persone si aspettava quello che c'era stato, per esempio, tra Zen e Zen Plus, un piccolo refresh che ti facesse dire: ok, compro quello nuovo se li trovo a parità di prezzo, ma quello vecchio è ancora valido. Invece questi 5600X, questi 5000 in generale, sparano delle prestazioni pazzesche e infatti in questo video mi vedrete utilizzare anche un i9 e un i7 per vedere un attimo le prestazioni di questo processore perché sono veramente notevoli. Mantiene il TDP della generazione precedente relativa ai Ryzen 5, quindi 65 watt, andando tuttavia a offrire una prestazione notevolmente migliore. È una cosa che è stata fatta notare col senno di poi perché loro non lo, cioè quando hanno fatto tutti i review non lo potevano sapere che fosse successo, ma io sì perché la sto facendo dopo. Comunque, una cosa che è stata fatta notare da molti è che questi processori, rispetto alle generazioni precedenti, puntano molto sulle frequenze. Ci sono stati casi di 5800X che hanno raggiunto i 5050 MHz su un singolo core, oppure per esempio a 1.25 volt 4.8 GHz. Ci sono stati veramente tanti casi documentati nelle recensioni incredibilmente particolari, tant'è che spesso si sono ottenuti risultati diversi tra recensioni di testate piuttosto importanti. Per quanto riguarda questa generazione, devo dire, io ho iniziato i test cercando di guardare il minor numero possibile di recensioni per non farmi influenzare, però mi sono trovato particolarmente d'accordo con diverse recensioni di testate importanti come appunto Gamers Nexus e compagnia cantante, perché il 5600X per i notevoli 300 euro che dovrebbe costare è un processore veramente pazzesco. Questo lo posso dire direttamente. Oltretutto retrocompatibile con le B450 Max, per esempio, dal mese di gennaio e con le nuove B550 che comunque danno diversi modelli piuttosto buoni come la B550 Tomoka Pro, la F di Asus, insomma, sono veramente tanti modelli che stanno sotto i 200 euro e che vi permettono di utilizzare questo processore. Si può notare come il 5600X sia un processore che ribalta un pochettino la situazione di mercato per tutti quelli che debbano fare ibridi, per esempio streaming, produttività e gaming, oppure comunque debbano lavorare con il proprio PC. Penso ad uno studente di grafica, penso ad uno studente che faccia VFX, gli effetti speciali su programmi come After Effects o Fusion di DaVinci. Insomma, mi vengono in mente diversi casi in cui questo processore, costando solo 300 euro, può essere veramente una manna dal cielo, perché non tutti ovviamente hanno i soldi per farsi una postazione con un 5950X. Ci siamo buoni tutti a metterlo dentro, però sono 750 euro di processore. Invece questo, assieme secondo me alla 3070, o nel caso si pareggino i risultati o ne escano di migliori, la 6700 XT o 6800, insomma, ci sono diversi scenari nel quale vedo build sotto i 1500 euro che permettano di lavorare a dei professionisti, cosa che prima invece richiedeva svariate migliaia di euro per completare l'intero setup.
Dato che sto arrivando un po' dopo rispetto agli altri, sono riuscito a inserire alcuni test nuovi, per esempio Photoshop 2021, così avete già dei test su questo, dei test fatti bene con i benchmark di Puget. Per quanto riguarda Cinebench R20, l'ho messo assieme al 23 perché il risultato in single core di questo processore è fuori di testa. Potete vedere come il 10700K e il 10850K si posizionino sotto questo processore, nonostante siano entrambi sotto MCE, ovvero siano sbloccati, mentre il nostro 5600X con il PBO, che praticamente è una tecnologia analoga, però consumando notevolmente meno, si posiziona su un single core da ben 601 punti. Stessa situazione in Cinebench R23, dove il multicore chiaramente è inferiore rispetto al 10700K e 10850K, però potete vedere come il single core sia notevolmente più alto. Cosa che ci porta a capire che ha pareggiato i conti con quello che era il famoso mito del Intel per il single core, AMD per il multicore. Passiamo a 7-Zip, che è un classico benchmark di decompressione e compressione, solitamente vede sempre in vantaggio Intel. Vediamo l'i7 10700K si stacca di circa 6.000-7.000 punti sia in compressione che in decompressione dal 5600X, ma la parte interessante arriva con Premiere 2020, dove io mi aspettavo che il 5600X si posizionasse meglio dell'i7, e invece sembra che Premiere Pro 2020 scali bene sui core. Dal test di Puget risulta che l'i7 sia un po' meglio, diciamo abbastanza meglio del 5600X, con poi un i9 che ovviamente scala di quasi 100 punti sopra Premiere Pro. Per chi fosse da poco su questo canale, i test di Puget sono dei test omnicomprensivi, ovvero fanno dei test a 360 gradi della maggior parte delle funzionalità disponibili sui programmi della suite Adobe e DaVinci. Questo praticamente permette, attraverso i tempi di render, la prestazione, gli FPS sulla timeline e bla bla bla, di attribuire un punteggio. Attraverso questo punteggio sappiamo quale processore si comporta meglio, e permette quindi di stilare una lista di processori e schede video ideali per questo tipo di workflow. After Effects 2020 e Photoshop 2021 ci fanno vedere il potenziale reale del single core di Ryzen 5000. Infatti potete vedere come il 5600X si posizioni non solo sopra l'i7, ma anche sopra l'i9. Quindi questo nuovo IPC, questa nuova prestazione dei Ryzen 5000 è chiaramente utile anche in un contesto di real world. Stesso discorso per Photoshop 2021, e devo dire molto molto interessante. Se siete professionisti che utilizzano l'Adobe Suite, considerate questo processore, perché per 300 euro vi portate a casa una bestia. Discorso leggermente diverso su DaVinci Resolve, dove abbiamo un 5600X che tallona da vicino l'i7 10700K sbloccato in MCE Asus. Andando oltre, so che molti di voi vorranno sentir parlare di gaming, e infatti nel gaming abbiamo dei dati veramente molto interessanti. Ho testato due giochi che sparano FPS in una maniera incredibile, una minimo e una dal, in maniera da avere un contesto concreto di confronto tra i vari processori. In questo caso non ci sarà l'i9 perché non ho fatto in tempo. Su CSGO potete vedere come il 5600X faccia sentire completamente il suo nuovo single core e quanto lo sfrutti bene questo single core. Abbiamo infatti 634 fps in 1080p contro i 514 dell'i7 10700K. Stessa questione, anche se leggermente meno marcata, in 1440p, dove il 5600X si posiziona a 513 fps contro i 444 dell'i7 10700K. Passando al Rainbow Six Siege, ho voluto fare i test completamente a minimo. Qui è pura potenza dei processori. Le schede video tipo la 3080 infatti non raggiungevano neanche il pieno carico in questa tipologia di test. Abbiamo un i7 che si posiziona a 439 fps in 1080p contro un 5600X che ne fa ben 573, siamo a oltre 100 fps di differenza. Stessa questione comunque in 1440p, un po' meno marcato, come potete vedere. Red Dead Redemption 2 è un gioco che ho voluto testare, fare praticamente soltanto i7 5600X, perché la prestazione anche in questo caso è veramente notevole. Red Dead Redemption è un gioco che massacra i processori, porta sia il 5600X che il 10700K a utilizzi intorno al 70% in 1080p e 1440p se accompagnati da una 3080, ma potete vedere come a livello prestazionale siano praticamente uguali, soltanto uno o 2 fps di differenza. In 1080p letteralmente lo stesso risultato, dove invece il 3600 rimane indietro, ma in 1440p la questione è praticamente uguale.
un FPS di differenza. Il 5600X è un processore sicuramente interessante. Ovviamente non sono tutti i campi in cui vince rispetto all'i7, o questa cosa sarebbe fuori di testa, nel senso avremmo un Ryzen 5 che sfida un i7, un Ryzen 7 che sfida un i9, un Ryzen 9 che sfida l'i11 che si inventa perché non ha abbastanza contendenti. Ovviamente questa non è la situazione realistica. Il 5600X va contro il 10600K, nonostante comunque costi di più. Bisogna considerare che in questo momento la disponibilità dei 5000 è inesistente, esattamente come quella dei 10000 al lancio, per un motivo per cui avevo fatto la review 20 giorni dopo il lancio, ma era tutto paperwork fino a qualche mese fa, e allo stesso tempo i costi di questi processori sono aumentati rispetto alle generazioni precedenti. E qui bisogna dire una cosa: se dovessero lanciare un teorico 5600 sarebbe sicuramente una questione interessante, perché dovrebbe avere un MSRP di meno 80 euro rispetto al 5600X, senza distanziarsi però troppo dalle sue prestazioni, cosa che ci porterebbe ovviamente ad avere un ottimo processore sul mercato ad un prezzo contenuto e praticamente il nuovo dio degli FPS, nel senso dei giochi esports quanto della produttività in generale. La cosa secondo me più interessante di questo 5600X è l'utilizzo in produttività oltre che in game, dove in game abbiamo capito che è veramente molto forte, però in produttività a me ha sorpreso particolarmente il fatto che un processore da 300 euro fosse capace di contestare o comunque eguagliare i risultati di processori di fasce superiori come per esempio l'i9 o l'i7. Se siete per esempio degli studenti universitari che fanno grafica, degli studenti che fanno effetti speciali come dicevo in After Effects, dei video editor e bla bla bla, potete farvi una build veramente economica, tra parentesi, perché comunque per un lavoratore è più economico pensare a 1000-1500 euro rispetto ovviamente ad un ragazzino che si deve fare la postazione per giocare a Fortnite. Se avessi avuto accesso a questo processore all'alba del mio canale YouTube, l'avrei comprato con entusiasmo, perché sarebbe stata un'ottima scelta, veramente una cosa validissima per approcciare il 4K quando ho iniziato a farlo, anziché utilizzare il 2600 che utilizzavo al tempo. Sarebbe stata ovviamente tutta un'altra esperienza. Tuttavia non sono molto soddisfatto riguardo le disponibilità post lancio, anche perché almeno i 3000 non erano disponibili a prezzi umani, ma li potevi comprare. Per esempio io il 3600 mi ricordo che l'ho comprato ad un prezzo assurdo, tipo 228 euro pur di averlo per fare i video, però lo potevo comprare. Qui il 5600 è disponibile qua e là, qualche pezzo lo trovi, se hai qualche contatto ti aiutano, però già il fatto di non riuscire neanche a trovarlo nelle barre di ricerca di Amazon non è granché. Il 5600X secondo me è un tuttofare veramente molto molto buono, un po' il 3600 2.0 fondamentalmente. E io il prezzo in realtà non lo trovo troppo alto considerato quello che porta in termini di prestazione sulla produttività, dove voglio calcare veramente la mano, perché calco veramente questa affermazione, perché è molto molto interessante sotto quel punto di vista, ve lo dico da creator. Se dovessi comprare un processore oggi e valutare molto bene il qualità-prezzo, farei una combo tipo 3070 più 5600X e avrei la build da streaming, gaming, editing, produttività, lavoro, chiamatela come lo volete, definitiva. Detto questo ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, voi siete stati su Mordentech e sono curiosissimo di sentire le vostre opinioni giù nei commenti. Salamusa!